Ora dobbiamo salutare un consigliere comunale uscente a Roma, 37 anni, avvocato, ha ottenuto il 45,5% alle comunarie ed è dunque la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma. Si tratta dell'avvocato Virginia Raggi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Raggi, se dovesse essere sindaco si troverebbe subito un bel debito pari di 14 miliardi Roma. Come dovesse capitare, come si affronta questo debito? Beh, innanzitutto il debito come si affronta non lo possiamo decidere noi, perché è già stato in parte tutto deciso. Considerate che questo debito, appunto una sorta di bad company nel comune di Roma, è stato creato tra il 2008 e il 2010 e per rifinanziarlo, per coprirlo, sono stati contratti una serie, diciamo, di mutui che comportano l'esborso di una somma di 500 milioni di euro l'anno, di cui 300 a carico di tutti gli italiani e 200 a carico dei romani. Tutto questo fino al 2040. Le notizie che ci giungono in questi giorni, qualche giorno fa, quindi cosa recentissima, sono assai preoccupanti. Ossia Barazzani, che era l'ex commissario alla gestione straordinaria, ha dichiarato che nel 2018-2019 probabilmente questi soldi che noi abbiamo, questi mutui sostanzialmente, finiranno e quindi praticamente non si sa più come ripianare il debito. Allora queste notizie sono assai preoccupanti e francamente ci fanno, come dire, infuriare, perché in pratica noi vorremmo capire da questi commissari che cosa hanno fatto dei nostri soldi, perché non sappiamo e non ci hanno fatto accedere alla gestione straordinaria, alla gestione commissariale, né quando eravamo consiglieri, né lo hanno fatto ai nostri parlamentari, opponendo di volta in volta che la gestione non era tenuta a dare spiegazioni né all'uno né all'altro. Lei intanto lamenta mancata chiarezza fino a mancata chiarezza. Attenzione, c'è un'altra cosa. Ma maggior ragione viene da dire, ma chi glielo fa fare, nel senso, dovesse essere preoccupante e che secondo me, insomma, in questo momento come non mai ci deve far riflettere. Sembra che su questa ulteriore dichiarazione di Barazzani sia stato steso una sorta di segreto istruttorio, così l'ha chiamato il ministro Boschi, per cui addirittura né noi romani né gli italiani possono sapere e capire che fine hanno fatto i loro soldi, per i quali peraltro già sono indebitati fino al 2040. E comunque dovete tenere conto che intorno a Palazzo Chigi l'intenzione, già rivelata ai giornali, è che vediamo chi vince, perché altrimenti noi restituiamo alla gestione ordinaria quei 14 miliardi, il che significa sindaco partire con il lei teme questo? Delle ali. No, guardi, io temo che qui siamo davanti a una banda di criminali, perché mi faccio spiegare, il premier Renzi è un premier che ha giurato sulla Costituzione di servire tutta la nazione, indipendentemente dal colore politico dei cittadini che amministra. Quindi se il premier pensa di fare un discorso di ricatto per cui a seconda di chi vince allarga o meno i cordoni della borsa, dopo che non ha minimamente chiarito di chi sia la responsabilità di quel debito, che si sono accollati, ripeto, i romani e gli italiani tutti, e pensa di decidere cosa fare a seconda di chi vince, secondo me questa è una gestione criminale. Evidentemente vogliono far fallire la città di Roma, ne prenderanno e se ne assumeranno tutte le conseguenze, rendiamoci conto di quello che stanno facendo. La vittoria di Giachetti alle primarie, lei deve anche guardarsi un po' intorno e dire: Giachetti sarà il suo avversario, vorrà perdere Giachetti. Uno dei vari, certo, sì. Beh, a destra non si capisce ancora, poi diciamo. No. Giachetti lo teme? O Giachetti, secondo lei, non vuole vincere perché non vuole prendersi questa patata bollente del debito? Ah, quello che vuole fare Giachetti nel suo intimo io non lo so. Ritengo che sia il nuovo terminale di un partito che ha mostrato bene quali sono tutti i suoi fallimenti, quindi loro ripropongono di volta in volta una faccia più o meno nuova e pensano, insomma, di scamparla così. Io ripeto, temo che qui ci sia una grandissima confusione di ruoli e credo che qualcuno non stia facendo il suo lavoro, anzi proprio Giachetti e il suo partito in questo momento come non mai parlano di trasparenza, di voler fare pulizia, di voler riformare tutto il loro schieramento politico. Allora dimostrino sin da oggi, sin da lunedì, il giorno dopo le loro primarie, che vogliono fare trasparenza e vadano a bussare alle porte di Renzi e chiedere che apra tutta la gestione commissariale, ci faccia capire
chi, come e cosa è successo per arrivare a questo punto, si perseguono anche le responsabilità. Una volta che, si chiarirà il debito, mi faccia una proposta di come, mettiamo il caso che si apriranno tutte le carte e il debito è di 15 miliardi, facciamo così, una cifra. Come si risolve? Cioè chi lo deve pagare? Lo devono pagare tutti gli italiani, lo devono pagare i romani con le tasse, chi lo paga? Intanto, ripeto, lo stanno già pagando e lo pagheranno da qui al 2040 tutti gli italiani e tutti i romani. E poi valutiamo le responsabilità. Lei adesso mi sta chiedendo una risposta a qualcosa che io non ho visto. Io vorrei innanzitutto che venissero costruite le responsabilità, ma certo, vediamo le carte. Veramente noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale nessuno, tranne poche persone, conosce nulla. E quelle poche persone la tengono chiusa, la tengono sigillata. Facciamoci qualche domanda. Come è evidente, quel debito accumulato sono le impronte digitali della destra e della sinistra che hanno amministrato Roma prima. Quindi sì, è ovvio che questo è il vero motivo di questa opacità totale. Le leggo le parole testuali a questo proposito al Parlamento del Procuratore Nazionale Antimafia. Le leggo perché le leggo all'uomo, alla donna di legge, oltre che candidata alle 5 Stelle per Roma. Perché il Procuratore Nazionale Antimafia, Rubert, dice testualmente al Parlamento: fin da ora si può trarre un'amara conclusione. L'inchiesta Mafia Capitale non ha inciso in modo significativo nel fondamentale settore degli appalti e degli affidamenti pubblici, non ha costituito un deterrente per il ricorso alla corruzione. Le inchieste più recenti hanno documentato in termini di assoluta certezza come la corruzione sia diffusa, resti diffusa e radicata al punto di essere ormai sistema a Roma. Queste le parole del Procuratore Nazionale Antimafia a Roma. Che cambio di marcia si può aspettare se vince lei e vincete voi? Allora, innanzitutto diciamo che le parole del procuratore sono preoccupanti, però effettivamente sono in linea anche con quello che ha dichiarato l'anticorruzione, ossia che tra Alemanno e Marino non c'è stato questo cambio di rotta, e diciamo anche che la corruzione a Roma sembra drenare risorse per 650 milioni di euro l'anno, un problema immenso. Allora, quando noi diciamo, e ci prendono tutti in giro, ma diciamo che bisogna ritornare alla legalità, significa, nel caso specifico di Roma, anche vigilare in maniera assolutamente capillare sugli appalti. Quindi andare a ripristinare un sistema di gare che sia con gare pubbliche, bandi aperti, bisogna eliminare completamente i sistemi delle proroghe, peraltro non sono neanche previste, degli affidamenti diretti, bisogna eliminare il sistema delle emergenze, perché Roma è una città che si regge sulle emergenze. Però sai cosa succede appunto? Che a volte stanno scadendo le convenzioni e quindi si fanno gli affidamenti diretti, perché altrimenti ci sono servizi che verrebbero sospesi, no? Questo è vero e lo fanno tutti, però questo non deve essere un modus operandi. Diventa invece un modus operandi quando, dopo un anno dall'insediamento della vecchia amministrazione Marino, ancora c'erano dei servizi che stavano scadendo e non c'erano stati tempi. Allora, io capisco, nei primi mesi evidentemente non ci sono proprio neanche materialmente i tempi per fare le gare, ma nel momento in cui questa diventa la scusa per operare nell'ordinario, capite bene che evidentemente non si vuole andare a scardinare questo sistema. Lei dice mettere quindi le gare a sistema. Mettere le gare a sistema, ma considerate che proprio a dicembre, se mi permettete, è venuta fuori un altro anno scoperchiato, un altro pentolone, quello degli appalti sulle buche, che peraltro i romani c'è un problema democratico, hanno arrestato 7 funzionari e 18 tra dipendenti ancora in carica. Proposito di opere e bandi, le faccio un esempio, che per tutti i romani croce delizia, no? la metro C che nasce oramai 25 anni fa come idea, 39 varianti che fanno crescere il prezzo preventivato del 160%. Alla luce dell'esperienza della metro C, lei pensa che le Olimpiadi Roma 2024 siano un'occasione o una roba su cui conti andare a vedere con il microscopio, perché quelli che hanno, con cui abbiamo presentato la candidatura, secondo me, lo dico io, ma voglio la sua opinione, non sono certo conti che uno dice: ah, che grande occasione, si evita l'idea di riprodurre il magna magna. Non so come la pensa lei. Questa è una domanda un po' retorica. Abbiamo, dal momento in cui la candidatura fu presentata, noi ci siamo scagliati contro, e ci siamo scagliati contro non perché siamo contro lo sport, sia chiaro, ma perché da sempre le Olimpiadi hanno rappresentato terreno fertile per corruzione, ma soprattutto
tutte le esperienze, dalle Olimpiadi invernali di Torino, mondiali di nuoto, mondiali d'Italia 90, ci dimostrano come la gestione dei soldi delle Olimpiadi sia sempre stata completamente sballata e addirittura la valutazione preventiva dei costi sia sempre rivelata inattendibile. Addirittura tutte le edizioni estive delle Olimpiadi sono incorse in una sorta di sforamento del budget del circa 180%, addirittura a Montreal questo sforamento è risultato superiore del 790%, stiamo parlando di cifre immense. Allora Roma è una città che ha bisogno di curare l'ordinario. Prima facevo il riferimento alle buche, che è un po' un problema democratico, sì. Ma noi veramente eleviamo il problema buche a programma di governo, eleviamo il problema traffico a programma di governo. Che cosa vuol dire? Che noi siamo una città assolutamente mal gestita nell'ordinario, nel quotidiano. Come possiamo pensare di andare a lavorare su grandi progetti, su grandi opere, su interventi straordinari? Quando moriamo, stiamo morendo nel quotidiano. Quindi prima delle Olimpiadi le buche. Senta, le chiedo questo, avvocato Raggi. Roma è la città di Affittopoli. Abbiamo scoperto di persone che vivono con pochi euro in appartamenti del comune, quando invece ci sono persone che non hanno una casa, ci sono movimenti che dicono non ci sono le case. Se lei diventa sindaco, come si risolve la questione casa? Cominciare da queste persone qui, vanno sfrattate? Allora, a cominciare da queste persone qui bisogna innanzitutto chiedere, cosa che noi abbiamo fatto per 2 anni e non abbiamo avuto esiti, bisogna chiedere e pretendere che gli uffici completino il censimento del patrimonio immobiliare. Noi ad oggi non siamo in grado di conoscere quanti immobili abbiamo, non siamo in grado di conoscere lo stato di fatto e di diritto di tutti i nostri immobili, ne conosciamo una quota parte, mi dica lei se è normale. Un'amministrazione non sa che cosa ha in pancia, quindi questo in assoluto il primo step necessario, deve essere completato nel più breve tempo possibile. E la dice lunga che poi l'accelerazione per la ricognizione dei casi più eclatanti venga dal commissario e non dai sindaci. Cioè, mi permetto di dire una cosa solo perché l'ha tirato fuori lei. In realtà noi tutto questo scandalo di Affittopoli l'abbiamo denunciato immediatamente, proprio perché ci sembrava assurdo quando Marino volle fare la delibera cosiddetta dello svendi di patrimonio, ci sembrava assurdo svendere una parte di beni appunto senza sapere cosa, senza sapere quanto, e soprattutto nel momento in cui si veniva a scoprire che alcuni appartamenti, cioè il classico esempio dei 100 metri quadri a Fontana di Trevi, venivano affittati per 300 euro. Cioè, chiariamo, noi comune quando dobbiamo prendere in affitto degli immobili per collocare i nostri uffici spendiamo circa 120 milioni di euro l'anno, quando dobbiamo incassare come proprietari di immobili o non incassiamo perché non sappiamo che qualcuno occupa i nostri immobili, o non incassiamo perché ci dimentichiamo di chiedere, o non incassiamo perché chiediamo dei canoni irrisori e comunque ci dimentichiamo di chiederli. Sì. Voglio dire, c'è una disparità assurda e tutto questo poi pesa sulle spalle dei romani, perché si trovano a pagare aste altissime e ovviamente non hanno servizi, perché i ricavi del comune, permettetemi questo termine generico, sono visibili, perché ci permettiamo di sperperare soldi e di non incassare. È chiaro, ma vederci tutto chiaro. Allora, abbiamo un minuto, dei topi non le abbiamo chiesto, ma insomma i topi sono un problema che se diventerà sindaco dovrà affrontare. Sì. Teme ancora o è stata depotenziata questa storia che lei ha fatto il praticantato dall'avvocato Previti o dai Previtiani, insomma, come la passa questa vicenda? Dice, non... Io a domanda ho risposto, come si dice in gergo. Sì. Non rinnego, sono stati gli anni di pratica che ho svolto lì e come tutti i praticanti italiani, prima dell'introduzione del processo civile telematico, avrò fatto ore e ore di fila in tribunale per fare qualunque cosa, dalle notifiche alle richieste copie. Questa era l'attività che svolgevo come praticante. Perfetto. Poi, ripeto, insomma, la polemica lascia un po' il tempo che trova. Comunque, guardi, la certezza è che l'esperienza di avvocato le sarà utile come uno scudo per l'attività. Dovesse vincere questa sì. Bocca al lupo come a tutti i candidati. Grazie. Ovviamente, Virginia Raggi, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma.